Il 26 maggio a Maserà è giunta una comitiva di ebrei ungheresi proveniente da Tura per rendere omaggio a Giorgio Perlasca. Il gruppo è stato accolto al cimitero dalle autorità, dalla nuora di Perlasca e dai ragazzi del consiglio comunale della scuola media. Dopo un breve discorso del rabbino, è stata depositata sulla lapide una corona e dei sassi che rappresentano l'ultimo saluto che i padri dell'Esodo davano a chi moriva nel deserto durante il cammino di liberazione. And with your permission, I'd like to put a small stone, the memory of the love, the memory of the Hungarian Jewish people. E vorrebbe mettere una pietra in memoria dell'amore delle persone dell'Ungheria, della comunità ebraica ungherese. Il rabbino, per esprimere la sua esperienza di liberazione e la sua profonda gratitudine al giusto delle nazioni, Giorgio Perlasca, ha intonato un canto in ebraico che inneggiava alla pace tra i popoli. Il decano del gruppo ci ha narrato la sua memoria. Il professor Steele. Lui ha 88 anni ed è ancora un professore. He's a survivor. E lui è uno dei sopravvissuti dell'Olocausto. Lui nel 1944 è stato a Budapest. Era praticamente un lavoratore schiavo, era stato praticamente un campo di lavoro dei nazisti. E volevano ucciderli tutti. Ma lui è scappato. E il fatto che lui sia scappato, Perlasca ha avuto un ruolo nella sua fuga. Perché c'erano delle case protette a Budapest, che erano le case protette dall'ambasciata spagnola. Il membro dell'ambasciata spagnola, perché il membro dell'ambasciata spagnola andò all'est e Giorgio è andato nell'ambasciata e si è incaricato degli incarichi di quello che è scappato e ha fatto finta di essere l'ambasciatore di Spagna. And the Nazis, you know, they knew they lost the war, so they. E loro, i nazisti, sapevano dell'imminente perdita della guerra e loro speravano. To escape to Spain. E loro speravano di scappare in Spagna. Dopo la guerra. So they didn't dare to do anything against the Spanish ambassador. E quindi, proprio per questa ragione, dato che speravano di scappare in Spagna, non facevano niente contro l'ambasciatore spagnolo. So this made Perlasca an opportunity. Quindi questo fece una opportunità per Perlasca di salvare. Like Wallenberg, you know? Come Wallenberg. Wallenberg from the Swedish embassy. Dell'ambasciata svedese. And so I hope my life, e così io spero che la mia vita direttamente, non direttamente, ma indirettamente deve la sua vita a Perlasca. Avete capito il tramite? Perché lui è stato praticamente, si è rifugiato in una casa che era sotto il protettorato di Giorgio Perlasca, che figurava come ambasciatore spagnolo. Capito? I owe my life to such brave people like Perlasca. Ha detto che lui dedica la sua vita a tali persone coraggiose come Giorgio Perlasca. Sorry that there were very few. È un peccato che siamo molto pochi. Yeah. He was a real hero. Lui era veramente un vero eroe. Okay. Thank you very much. Thank you. Come insegnante della scuola media di Maserà la ringraziamo. She thanks a lot for on behalf of the scuola media of this place of Maserà where Giorgio was born. Quando ad Einstein chiesero di che razza sei, rispose della razza umana. Because when they asked to Albert Einstein of what race did it belong, he answered of the human race. Ecco, e noi speriamo tanto che questa vostra testimonianza rendi i nostri ragazzi più cittadini e più uomini. Grazie. And she hopes that our
our, so your testifying the fact that you are here could render the people better and real citizens of the world. Yeah. Thank you very, very much. Grazie.